Ciao e bentornato sul canale di PhysioFix. Io sono Beniamino Bai, fisioterapista e preparatore atletico e sul mio canale trovi tante proposte di esercizi per migliorare la performance nel tuo sport e ridurre il rischio di infortunio. Ma tra tutte le proposte che ti ho fatto, oggi ho selezionato per te 4 esercizi fondamentali che ti aiuteranno a migliorare i tuoi obiettivi. Andiamo subito a vedere insieme quali esercizi ti propongo e alla fine del video ti spiego anche come costruire un programma di allenamento adatto alle tue esigenze. Il primo esercizio che vediamo è forse quello più dinamico e funzionale per la corsa. Ci permette infatti di allenare un'ottima stabilità durante una fase dinamica di flessione di anche di ginocchio, che è quello che viene durante la corsa. Assumere una posizione squadra in appoggio sugli arti superiori con i gomiti estesi e portare in maniera veloce ed esplosiva le ginocchia verso il petto. Proseguiamo con la mia proposta preferita, la corsa balzata, cioè una serie di balzi in avanti alternando l'uso delle gambe. In questo esercizio ci sono tutti gli elementi che ci servono per migliorare la tecnica di corsa, come approccio al terreno di avampiede, coordinazione arti inferiori e superiori, accumulo di energia elastica e l'uso della forza esplosiva in fase di spinta. Ci posizioniamo a un passo dietro al piede, mani sui fianchi, andiamo a flettere le anche in questa maniera, peso sempre sui talloni, schiena dritta, posizioniamo entrambe le mani sotto il kettlebell, le spalle in depressione e andremo a fare una escursione in questa maniera qui. Quindi mani sul kettlebell, depressione spalle, schiena dritta, peso sui talloni, escursione e esplosione delle anche, escursione e esplosione delle anche. Sguardo sempre in avanti. Affondi frontali, invece che eseguirli in maniera statica, li facciamo in caduta. In questo caso siamo obbligati a decelerare il movimento verso il suolo, cercando di fare un movimento il più completo possibile e con una bella spinta ritorniamo in posizione retta. Per aumentare la difficoltà, gli affondi frontali li possiamo eseguire anche in maniera più dinamica e saltata. In questo caso dobbiamo controllare ancora meglio la fase di atterraggio. Ti rimane solo da capire come inserire questi esercizi per eseguire un ottimo programma di allenamento. E per poterlo fare ti consiglio di andare a vedere il video che già ho pubblicato sul canale riguardo l'allenamento ad alta intensità. Seguendo quei principi sarai in grado di costruire una tabella di allenamento con questi 4 esercizi o con altri esercizi a tua scelta che trovi sul canale. In descrizione trovi il link del video per l'allenamento ad alta intensità e la playlist con tutti i migliori esercizi per migliorare nella corsa e negli sport di squadra. Per dubbi o domande non esitare a contattarmi qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram. Ed iscriviti al canale perché ogni settimana parleremo del mondo dello sport, della riabilitazione e della preparazione atletica.